Mondiale di judo a Doha, ottavo ed ultimo atto. Sul tatami di scena la competizione a squadre miste. Ebbene, come da copione il Giappone a svettare prevedibilmente, sconfiggendo in finale la Francia. La prova a squadre non ha visto l'Italia sul tatami. Podio anche per Georgia e Paesi Bassi, quinte Marocco e Germania. La Federjudo ha anche sostenuto una squadra di rifugiati per l'evento. Tutti i campionati del mondo a squadre miste hanno visto i giganti del judo giapponesi in finale e dal 2018 hanno incontrato ogni volta la Francia. Con 4 vittorie all'attivo non poteva andare diversamente per i nipponici, che nonostante i forti avversari si sono fatti strada nella partita per la medaglia d'oro. La Francia comunque era determinata, mettendo in campo una squadra brillante che ha lavorato sodo durante i preliminari, assicurandosi un posto nella finale. Qui i transalpini sono passati in vantaggio grazie a Gabà, artefice di un enorme ippon contro Hashimoto per la gioia del pubblico, e Margot Pinot, che ha costretto alla debacle la campionessa del mondo Nizoe. Il giapponese Tajima ha messo a segno un gran Vazari, mantenendo vive le speranze della sua squadra per l'estasi della folla. Ahimè, ha portato a 3 il punteggio per la Francia, ma Saito Tatsuru ha risposto per i suoi. La judoka transalpina Sisik dal canto proprio è poi partita forte con un Vazari, ma la nipponica Funakubo non è stata d'accordo, trovando la forza per impattare le sorti della sfida. Tutto è dipeso dunque dal sorteggio. La sfida tra Margot Pinot contro Saki Nizoe avrebbe assegnato il titolo mondiale a squadre miste ed è stata quest'ultima a rivalersi e avere la meglio al Golden Score. Il presidente del Comitato Olimpico del Qatar, Sheikh Johan Al Thani, ha assegnato il trofeo, mentre le medaglie sono state donate dal presidente della federazione, Marius Witzer. Quando stavano designando le categorie, in qualche modo sapevo che sarebbe stata la mia, quindi ero pronta, dice Saki Nizoe. La penso anch'io così, dice invece Saito Tatsuru. Sono contento come un bambino. Tanta amicizia, onore e rispetto in mostra sul tatami. L'evento a squadre miste non funzionerebbe senza i valori del judo. I campionati mondiali 2023 sono giunti a conclusione a Doha. È stato un grande onore per la federazione ospitare questo evento in uno dei paesi più innovativi al mondo. L'eccezionale ospitalità ha reso questo torneo un vero successo. Chiude così battenti la lunga competizione iridata in terra catariota. Nuovo appuntamento col judo a fine mese in Austria.